il morphing dei profili e dei foil, diciamo, come potrebbe essere applicato alle barche di Coppa America? Come pensiamo di fare? Sicuramente ci Cos'è il sono. morphing? Cos'è il morphing? È la deformazione del profilo. Ovviamente il profilo, essendo una struttura, per quanto rigida, subisce alcune deformazioni, e anche nelle regole di Coppa America è proprio esplicitato che alcune regolazioni devono non essere possibili attivamente, ma possono essere possibili passivamente, cioè se sono frutto della deformazione stessa della struttura non si possono evitare, diciamo. Cioè, per cui una cosa su cui sicuramente tutti i team stanno lavorando è la deformazione e quindi come si deformano le varie strutture e come la loro deformazione influisce sulla loro performance. Ovviamente in alcuni casi si può proprio cercare di costruire una struttura in maniera adeguata per far sì che si deformi come è meglio che si deformi, diciamo, per dare dei vantaggi, un Avere certo una senso. sorta di, cioè cercando non di combattere la deformazione, ma al contrario di utilizzarla a proprio Esatto. vantaggio per avere un incremento di performance. Avevo parlato 2 giorni fa della, diciamo, di una coda, del possibile utilizzo di una coda, quindi di una, diciamo, di un'ala posteriore, no? Di un Sì, flap del profilo esatto. per cambiarne completamente diciamo, il comportamento. In questo caso parliamo di una deformazione, semplicemente dinamica, no? Esatto, sì, Dovuta a facciamo variazione vedere. Okay. di pressioni, Esatto, c'è che lo modifica, che lo modifica totalmente, no? uno studio fatto per un concetto fatto da Giulia Caponnetto e non mi ricordo gli altri autori dello studio chi sono, in cui effettivamente hanno pensato di fare diciamo la parte posteriore del profilo, un profilo, una sezione, un profilo alare qualsiasi, deformabile, in modo che soprattutto per le barche appunto che devono navigare volando, in modo da ottimizzare la prestazione sia in fase di diciamo decollo, quindi quando il profilo ha bisogno della massima portanza per poter sollevare la Certo, barca, l'angolo d'attacco più importante, l'angolo d'attacco giusto? più importante, e di creare comunque molto lift, quindi ha bisogno di un profilo molto camberato, Certo. che invece è una cosa che contrasta con quando il profilo è già volante, per cui la Velocità. barca è accelerata perché non ha più tutte le resistenze dello scafo, a quel punto la velocità aumenta molto e paradossalmente il profilo molto camberato crea troppo lift di quello, Certo. rispetto a quello che si vorrebbe E ha troppa resistenza, e quindi naturalmente. ha troppa resistenza. Per cui quello che loro giustamente hanno pensato è fare una parte posteriore deformabile, o per costruzione, quindi costruirla appositamente elastica, o mettendo uno snodo con proprio all'interno una molla calibrata, in maniera da appunto ottimizzare la forma e la deformazione del profilo in tutte le condizioni. Certo. Io discutevo prima con Pietro sulla, diciamo, possibilità che una reazione elastica possa essere migliore o peggiore di una buona regolazione umana. E in effetti, insomma, diciamo che a parte, ci sono varie interpretazioni. Sicuramente, in certi casi l'uomo in un certo senso può prevedere, tipo nelle Esatto. manovre, può prevedere quello che succederà, quindi può avere un buon vantaggio su una reazione Esatto. elastica. Invece, in molti altri casi invece la reazione elastica segue talmente di una frazione diciamo, infinitesimale di Esatto, tempo il cambio della situazione che è praticamente irraggiungibile, la sua efficacia è raggiungibile dalla esatto. Esatto. Diciamo, dal punto di vista scientifico, una regolazione semplicemente elastica è una regolazione proporzionale, per cui aumenta il carico di tot e la reazione sarà proporzionale a tot. Più aumenta il carico, più aumenta Certo. la reazione. Per esempio, tutti i sistemi di controllo, come gli autopiloti, eccetera, sono di base, diciamo, nascono con quello che si chiama PID, quindi una regolazione proporzionale integrale derivativa o derivata, vabbè, per cui che prende non solo quello che sta succedendo, Sì. ma prende anche la storia di quello che c'era prima,
e in un certo senso per cui è più capace di reagire. Certo. Per cui ovviamente una reazione semplicemente elastica, che è l'unica cosa che si può fare con un materiale, cambiando o modificando il materiale nel loro... le loro, diciamo, proprietà, è una cosa proporzionale, per cui ovviamente non potrà mai essere, non so come dire, un buon autopilota. Se uno mettesse solo una molla sul timone, ecco, non sarebbe un buon autopilota. Così. Quindi comunque, per morbido che possa essere, questa regolazione, diciamo, perderà qualcosina secondo me la velocità, diciamo, di punta, se vogliamo, della... avrà sempre un minimo di resistenza di più rispetto a una cosa che io manualmente diciamo, oriento in quel modo lì. Chiaro che però invece potrà assorbire tutte le micro variazioni, soprattutto di velocità. Avrà, io quello che dicevo, che potrebbe avere invece qualche difficoltà in più quando diciamo, il fluido in cui si muove dovesse avere delle zone di differente, diciamo, densità. A quel punto si potrebbero, secondo me, innescare delle non volute reazioni indipendenti poi dalla velocità dello scatto, della barra. Sicuramente se uno ha una risposta elastica troppo veloce, diciamo, sicuramente rischia di avere, per esempio, anche un qualche tipo di vibrazione, insomma, delle vibrazioni pure, mentre se uno ha una risposta che tende a essere troppo lenta, invece al contrario, ci si perde un sacco di regolazione, per cui magari diventa meno efficace. Esatto, infatti nulla come può. Nulla di tanto dannoso quanto una lenta regolazione umana, che invece rischierebbe di essere potenzialmente devastante. Con questo genere di barche potrebbe essere devastante. Quindi comunque Caponnetto, la figlia probabilmente di Mario Caponnetto, che comunque ha vinto non so quante Coppa America, da capo, diciamo, della parte CFD dei vari sindacati, per cui sono uno che sa di cosa si parla. Quindi, e che è molto avanti nella valutazione dell'interazione con la struttura. Esatto, capire esattamente come si può modificare la struttura in modo tale che si sposi bene al fluido a quella velocità lì e su quel tipo di cose lì. Insomma, c'è moltissimo da fare anche da questo punto di vista. Sì, sicuramente. Ciao, buona giornata. Ciao.